La quotidianità è la mia musa ispiratrice, la mia fonte di ispirazione da cui io traggo gli elementi per poi creare opere d'arte. Ho iniziato con la grafica e i primi anni mi sono dedicato soprattutto al disegno e all'illustrazione. Dopodiché, intorno al 2009-2010, ho sentito la necessità di ampliare questa mia ricerca e ho cominciato a lavorare con la scultura, e nello specifico con la ceramica. Sentivo la necessità di uscire dalla grafica e approcciarmi al tridimensionale e ho cominciato a tradurre alcuni dei miei soggetti figurativi grafici che ritenevo più adatti attraverso l'utilizzo della ceramica. La ceramica fin da subito mi è sembrato il materiale più idoneo alla traduzione scultorea appunto di questi miei soggetti di grafica, perché mi è sembrato subito un materiale caldo e vivo che fosse molto adatto appunto alla mia ricerca. Nel 2009 ho cominciato le prime sperimentazioni con la ceramica. Erano prevalentemente soggetti figurativi, autoritratti, e poi man mano che acquisivo la tecnica, sempre ero più sicuro di me, ho cominciato a lavorare su progetti più ambiziosi di carattere installativo e ambientale. Una costante nella mia ricerca però è stata sempre quella di andare a cercare delle immagini legate alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni, poi di rivisitarle attraverso la mia sensibilità. Anche immagini iconiche che appartengono alla memoria collettiva spesso mi attraggono e cerco di rielaborarle prendendo spunto da spot pubblicitari, cinema di cui sono un appassionato e momenti sportivi. Nel 2014 ho avuto la mia prima personale in galleria presso lo studio Sales di Norberto Ruggeri, dove ho esposto una parte della mia produzione, sempre legata alla quotidianità. Erano presenti un'installazione che si componeva di 500 figurine stile Panini, dove invece dei soliti calciatori erano ritratti i più grandi artisti contemporanei viventi. Inoltre c'era un grande canestro da basket, sempre realizzato in ceramica, elastici realizzati in ceramica, quindi c'era questa atmosfera domestica che prendeva forma attraverso questi soggetti che comunque appartengono alla mia quotidianità, al mio vissuto e alle mie passioni personali. Ultimamente sto affiancando all'utilizzo della ceramica, comunque rimane un elemento molto importante, l'utilizzo di altri materiali come il legno e il ferro per creare installazioni magari più ricche, con più chiavi di lettura. Comunque la ceramica rimane il mio mezzo prediletto anche perché mi permette di esprimere quella vena ironica che è presente in me molto forte e che credo sia anche la forza nel mio lavoro. L'autoritratto è sempre stata una costante nella mia ricerca che io poi ho declinato sotto diverse forme, con diversi approcci, però fin da quando sono bambino comunque ho sempre realizzato immagini che comunque spesso mi somigliavano e sono andata avanti così per sempre, fino a tuttora. In tutte le mie opere c'è sempre questo retrogusto agrodolce, malinconico che io poi tendo a smorzare, sia con l'ironia che mi appartiene, ma anche l'ironia che mi permette di avere la ceramica, che è un materiale vivo, caldo. Certe cose così non avrei potuto ottenerle usando un materiale magari più serio, come potrebbe essere il bronzo o altri materiali.
Il mio studio è... io comunque mi considero un impiegato, quindi cerco di avere un orario di ufficio, magari entro alle 9 e vado via alle 18. E anche quando non ho molto da dire cerco comunque di venire in studio e lavorare su qualcosa, magari riprendendo lavori che avevo messo da parte. Ecco, per me è importante proprio perché l'artista ha questa grande libertà, in teoria, però darsi una disciplina, autodisciplinarsi e seguire una propria routine quotidiana è importante per poter andare avanti e dare anche forza e credibilità al proprio lavoro. Per cui questo è il mio mondo, dove io sviluppo tutte le mie opere, quindi qui è dove vivo, dove la mia vita comunque si sviluppa qui e poi i ritagli di tempo si sviluppano fuori con le altre persone. La scultura presente in collezione si chiama Staring Girl, è un ritratto della mia compagna, è un mezzo busto piuttosto classico con questo personaggio con dei lunghi capelli neri, con questo sguardo, questi grandi occhi neri persi nel vuoto. Particolare di questo lavoro è la lavorazione della camicia che indossa con tutti dei piccoli fiorellini realizzati in ceramica smaltata nera che sembrano quasi prendere vita in contrasto con lo sguardo attonito e fisso del personaggio. Per me è un motivo di grande orgoglio essere in collezione Farnesina perché ci sono molti artisti, grandi maestri che io stimo e sono stati una fonte di ispirazione anche per me personalmente per la mia ricerca. E inoltre voglio ringraziare la collezione Farnesina che a me, giovane artista, mi ha dato la possibilità di esporre il lavoro in un contesto internazionale, avere la possibilità di far vedere, farmi conoscere, far conoscere il mio lavoro non solo a un pubblico italiano ma a un pubblico internazionale. E quindi sono molto grato alla collezione per questa vetrina così importante.